Cari amici di Mystery Channel Show, benvenuti a questo Midnight e dove avremo nuovamente ospite Lorenzo De Luca. Ciao Lorenzo e bentornato su Mystery Channel Show. Bentrovati e scusate la sigaretta, ma oggi sono un po' nervoso. Allora, per tutta una serie di problemi che Dario sa. Allora Lorenzo, in questa settimana ci sarà la ricorrenza della morte di Bruce Lee. Sì. Ma noi nel nostro retrobottega, diciamo così, nel nostro backstage, ci siamo detti che oltre a parlare nuovamente di Bruce Lee, quindi dire qualcosa che non è stato detto nella precedente intervista, ci addentreremo più nel mondo del mistero, poiché tu mi hai rivelato che oltre a Bruce Lee, altri attori di film d'azione, di arti marziali, sono misteriosamente scomparsi. Quindi lascio a te la parola. Allora, no, dicevamo anzitutto che in occasione di questo 46esimo anniversario, che ricorrerà il 20, ora non so quando andrà in onda, ma in ogni caso ci sono comunque già due commemorazioni, tra virgolette, in corso, che sono una bella e una brutta. Quella bella è la presunta serie televisiva Warrior, che va in onda, è iniziata proprio in questi giorni, credo. Non so se su Netflix, su Sky, non lo so. Comunque una serie completamente tratta dagli appunti di Bruce Lee, che in realtà a me non risultano, quindi credo sia solo una smaccata operazione commerciale fatta da Shannon. Comunque, in ogni caso, vedetela, perché magari è una bella serie e poi comunque è un modo di far circolare il nome di Bruce Lee. L'altra meno bella è il fatto che sempre in questi giorni si è tornato a parlare di lui, perché sta per essere demolita la villa Hong Kong, della quale forse già parlammo anche, non lo so, io comunque ne parlavo nel documentario, perché era rimasta nel limbo per anni e praticamente in questi ultimi anni ci si poteva entrare semplicemente scavalcando il muretto, perché era abbandonata a se stessa, dopo essere stata un motel per incontri di piacere per tanto tempo, quando andai io a Hong Kong era ancora quello, e siccome nessuno ha voluto investire per farne un museo dedicato a Bruce Lee, come tutti si auguravano, sta per essere demolita e ci faranno un centro culturale cinese. Questo quindi la dice lunga su come Bruce Lee è tenuto in gran conto nella patria dei film di Kung Fu, cioè Hong Kong, quella dove ha vissuto negli anni della gloria, tra virgolette, sarà abbattuta, sarà demolita in questi giorni, perché non si è trovato nessun interesse, né investitori privati né da parte del governo, per farne un museo, come molti si auguravano in tutto il mondo, perché tra l'altro era diventata anche un'attrazione turistica quella villa, perché molti ci andavano pur non potendo entrare, semplicemente per filmarla. Era addirittura indicata nelle mappe turistiche delle agenzie di viaggio di Hong Kong. Negli ultimi anni era diventata una topaia, perché era completamente abbandonata a se stessa, e questo è triste, perché la dice lunga del rispetto di cui Bruce Lee gode presso le autorità politiche o economiche di Hong Kong. Quindi queste sono le due brutte novità. Siccome noi della morte di Bruce Lee abbiamo parlato diffusamente nella nostra precedente intervista, e magari tempo permettendo ci torneremo anche in questa, però volevo infatti specificare, come ho fatto anche nei miei vecchi libri, che in realtà Bruce Lee era la punta dell'iceberg, ossia quello più noto, ecco perché è quello che noi conosciamo, ma a Hong Kong c'era un alto tasso di mortalità fra la gente di cinema, o per incidenti o per omicidi, comunque erano tanti. Io ne citerò solamente alcuni, perché sono quelli che, volendo, un cultore può rintracciarsi, perché i loro film sono usciti in Italia, quindi uno può capire se non, perlomeno la faccia, chi erano, perché poi ci sarebbero tutti gli altri più anonimi che è inutile citare. Quindi, andando così rapidamente in questo excursus sul Pantheon degli attori del Kung Fu, o comunque dei personaggi connessi a quell'industria, morti in giovane età, o morti in circostanze, se possibile, anche più sensazionali e tragiche di quelle di Bruce Lee. C'era ad esempio questo Chen Wofu, che era un attore che aveva fatto solo 5 film d'arti marziali,
di cui uno solo da protagonista, Shadow Boxer, del 74, inedito in Italia, ma sembrava avviato a diventare una grande star, e invece improvvisamente in quello stesso anno, poco dopo aver fatto il suo film, che era tra l'altro un buon film prodotto dagli Shaw Brothers, Chen Wofu viene ritrovato morto in casa, presumibilmente per asfissia, si era suicidato col gas, così scrissero i giornali hongkongesi dell'epoca. Ma non si è mai capito perché un attore di soli 24 anni, con 5 film all'attivo, di cui uno da protagonista e con un futuro apparentemente roseo, si sia dovuto suicidare col gas. Perciò anche in quel caso c'è stato lì, perché queste cose neanche le sapevamo, le abbiamo sapute molto dopo, chi ha parlato di possibili connessioni con la triade o comunque magari di un omicidio fatto passare per suicidio o per un suicidio magari costretto a farlo. Quindi quello per esempio era un bravo attore che ha fatto una triste fine, non è entrato nella leggenda perché ha fatto un solo film da protagonista e certamente non aveva le qualità di Bruce Lee, ma è un caso che gli fece scalpore. Facciamo un salto di qualche anno e nel marzo del, anzi no, nel 76 muore Chen Yue, che era un campione di arti marziali, anche attore, con una filmografia piuttosto fitta. Faceva sempre ruoli di secondo piano, ma era ben riconoscibile. E sta, se avete visto il documentario Bruce Lee, Il viaggio di un guerriero, che ricostruiva Game of Death nelle intenzioni presumibili di Bruce Lee, era uno dei tre avventurieri insieme a Bruce Lee e James Tien, era il terzo, quello che scala la pagoda e viene ucciso durante uno dei combattimenti ai vari piani. Quello era un altro attore e reale campione di arti marziali che morì all'improvviso nel 76 nelle stesse circostanze di Bruce Lee, alla stessa età di Bruce Lee. Secondo altri invece era un po' più grande, forse di un anno o due, e era morto per un tumore al cervello. Però anche quella cosa fece sì che i più superstiziosi lì ritornassero a parlare della maledizione legata a Bruce Lee e a chi gli era stato intorno. Salto temporale, andiamo nel 77, nel marzo del 77, mi sembra il 14 marzo del 77, esce sbronzo da un locale di Hong Kong l'attore Shan Mao, che era uno dei più prolifici, aveva fatto, pensate, dal 70 al 77, cioè da quando aveva esordito a quella tragica sera, aveva già girato 120 film ed era uno dei cattivi più ricorrenti dei film di Kung Fu. Capelli a spazzola, barbetta sale e pepe, era riconoscibile in moltissimi film usciti anche in Italia, come ad esempio uno dei più noti era Con una mano di rompo con due piedi di spezzo, dove era il killer che stappa le bottiglie coi denti, rompe il collo della bottiglia coi denti. Quello era uno dei più, era l'altro un cinese anche abbastanza massiccio. Era sbronzo quella sera, attacca a briga con un tassista, perché? Beh, quando sei sbronzo ogni motivo va bene. Si scatena una colluttazione, il tassista prende un cacciavite dal cruscotto della macchina e lo uccide, lo infizza. Incidente, sicuramente, e sicuramente Shan Mao era legato alle triadi, questo è assodato, perché come ho già detto, lì era una specie di polizza per se volevi lavorare. Però pure lì qualcuno ipotizzò che in realtà anche il tassista non fosse estraneo al giro, perché dovete sapere che molti tassisti a Hong Kong fanno il tassì come secondo lavoro. Il loro primo lavoro è Kung Fu, cioè fanno gli istruttori di Kung Fu, anche se siccome col Kung Fu non si mangia molto, perché ormai è inflazionato, e quindi fanno, ripiegano su lavori più semplici poi per arrotondare.
Quindi quello fu un'altra grave perdita per il cinema d'arti marziali, che noi sapemmo solamente moltissimi anni dopo, perché non essendo questi delle superstar come Bruce Lee, qui non se ne parlava, non è che noi sapevamo quando accadevano queste cose. Io l'ho saputo molti anni dopo e l'ho messo nei miei libri, ma tra l'altro non avevo neanche la possibilità di verificare, essendo poi notizie in cantonese. Quando sono stato a Hong Kong, chiesi a Gordon Liu, che questi li conosceva tutti, le vere motivazioni, ma lui ne sapeva quanto meno, diceva, ma sì, hanno litigato quella sera e ci ha rimesso la pelle, perché così va. Salto temporale, andiamo all'estate del 1980, il 4 agosto dell'80, e su una strada di Hong Kong c'è una rissa, beh una rissa, un diverbio che però poi rischia di degenerare in rissa, fra un poliziotto e un comune autista, un guidatore, che in realtà era Thompson Cao Kang, che era anche lui un attore, caratterista e maestro d'armi di svariati film di Kung Fu. Il poliziotto estrae la pistola e gli spara a sangue freddo e lo uccide. Credo avesse 36 anni, era giovanissimo. Questo omicidio, perché di omicidio poi si è trattato, scatenò l'indignazione della comunità cinematografica di Hong Kong, che chiedeva una punizione esemplare, anche perché è assurdo che un poliziotto, insomma, che dovrebbe essere un professionista addestrato anche per i casi più caldi, tira fuori la pistola e te spara. Quindi quello era disarmato, sì, vabbè, era un attore del Kung Fu, ma il Kung Fu, nessun Kung Fu vince le pallottole, quindi questa cosa fece molto scalpore, anche se Thompson Cao Kang, pure lui, poverino, non essendo una superstar, poi la cosa alla fine, io non so se quel poliziotto sia stato in qualche modo punito, perché come ho già detto, moltissimi poliziotti a Hong Kong, che all'epoca aveva il corpo di polizia più corrotto al mondo dopo quello di Los Angeles, erano sul libro paga delle triadi, quindi anche lì qualcuno malignò che in realtà quel poliziotto stesse facendo un regolamento di conti travestito, diciamo, facendosi forte della sua divisa e della sua pistola. Quindi non so se poi sia stato punito, processato, perché non lo so. Chi volesse può capire chi era Thompson Cao Kang, perché qui in Italia uscì, tra le altre cose, un suo film relativamente noto, tra i cultori più oltransisti, che trovate anche su YouTube, col titolo Karate Killers, in versione americana. Qui in Italia uscì col titolo La treccia che uccide, Stranger from Canton, nel 73, era un piccolo film indipendente d'arti marziali, ma molto molto originale, molto grintoso, dove lui faceva il cattivo, faceva la treccia che uccide, ossia questo mandarino che ha una lunga treccia che usa come frusta, e che è la sua interpretazione più nota, fece molte altre cose. Salto temporale, tre anni dopo, il 7 luglio dell'83, nel decennale sostanzialmente, nel primo decennale della morte di Bruce Lee, che muore il 20 luglio del 73, quindi mancava poco, una sera, tornando da un locale, una macchina si sfascia contro un pilone di cemento della tangenziale e nell'incidente muore quella che era in realtà una delle più grandi star di Hong Kong post Bruce Lee, ossia Alexander Tseng, nome cinese d'arte Fu Sheng, protagonista di una quantità di film d'arti marziali molti straordinari, molti usciti anche qui in Italia, cito alla rinfusa per chi volesse rintracciarseli I giganti del karate, Gli scatenati campioni del karate, Il magnifico campione, Il padrino di Chinatown, ne girò tanti, Boxer Rebellion, L'inferno dei mongoli, era considerato un successore di Bruce Lee ma un precursore di Jackie Chan, perché la cifra attoriale di Alexander Tseng sullo schermo era quella di una recitazione molto scanzonata, tendente al comico, anche se le storie erano tragiche, e tra l'altro era l'attore del Kung Fu che più spesso moriva sullo schermo, perché il suo personaggio era tipico, era proprio quello dell'eroe scanzonato, ribelle, strafottente, sovversivo, che non prende nulla sul serio, ma che poi però alla fine si riscatta sempre, uccidendo i cattivi e morendo eroicamente sullo schermo. Aveva solamente 29 anni, la macchina non la guidava neanche lui, pensate, la guidava il fratello, e dietro c'era un altro attore, Yung Wong Yu, che adesso è morto pure lui per un tumore alcuni anni fa. Loro due non si sono fatti praticamente quasi nulla e lui è morto sul colpo. La cosa sinistra, se vogliamo, però qui siamo nel campo della leggenda, era che circolava voce che lui negli ultimi tempi della sua vita, Alexander Tseng, fosse andato ad abitare nella villetta appartenuta a Bruce Lee. E quindi questo di nuovo scatenò una ridda di ipotesi sulla maledizione del drago. Ma questa in realtà è una cosa alla quale io non ho mai trovato responso neanche quando andai a Hong Kong, perché a me risulta che invece dopo la morte di Bruce Lee quella villa fu venduta direttamente all'uomo di affari Pang Lin, credo sia morto anche lui adesso, che la trasformò nel modello che poi è rimasto per sempre. Però non lo so, può darsi anche che sia vero.
Fu Scheng, Alexander Scheng, era forse l'attore più noto tra quelli morti giovani dopo Bruce Lee e gode tuttora di una grande popolarità in Asia, un po' meno da noi, perché qui i suoi film uscirono che la moda era già finita, ne uscirono tanti e anche molto belli. Recuperateli perché era veramente un grande attore e anche un bravo cantante, sapeva fare un po' tutto. E io adesso però vi ho citato gli attori, vi vorrei però citare anche quelli che in realtà, pur non essendo morti, sono però un'ulteriore testimonianza di quanto incancrenito dalle triadi e pericoloso fosse quell'ambiente, perché c'erano anche attori tuttora vivi che sono stati costretti a fare film con la pistola alla testa, proprio come l'aneddoto del film Il Padrino, ma proprio letteralmente con la pistola alla testa. Per esempio, alla fine degli anni Ottanta, non ricordo l'anno preciso, il grande attore cinese Andy Lau, che lì è anche un famoso cantante, come dire Claudio Baglioni e George Clooney messi insieme, una leggenda vivente, oggi ha un'età, venne proprio costretto con la pistola alla testa a firmare un contratto per andare a girare un film intitolato China White, dove anche l'altra attrice protagonista, Carina Lau, che io non ricordo particolarmente per grandi interpretazioni, ma che lì è una grande star, pure lei fu costretta a farlo dalle triadi. E era coinvolto questo manager, produttore triade Jim Choi, che anni dopo, nel 92, viene ucciso a pistolettate da un'altra triade, era diventato il manager di Jet Li, e da quel momento Jet Li, morto Jim Choi, che certo non era uno stinco di santo, ma insomma, regolamento dei conti, da quel momento Jet Li lavorerà quasi esclusivamente per la Wiz Film di Charles Heung-Wageung, che era il figlio del boss della triade più forte di Hong Kong, la Sun Yi-on. Ce n'erano due forti, la Forte Nkei, 14K, e la Sun Yi-on. E Charles Heung, questo produttore per il quale Jet Li lavorerà quasi in esclusiva, era il figlio del boss. Era un ex attore a sua volta di film di Kung Fu e, come già ho accennato l'altra volta, era stato il marito per 2 anni, credo, di Betty Dinpei. Ora non so, perché le fonti qui divergono, se era stato con Betty prima, durante o dopo la liaison fra Betty e Bruce Lee, però questo insomma getta sempre una luce ambigua su tutto. Poi c'erano quegli attori che, tuttora viventi, posso fare tranquillamente i nomi perché è cosa nota tra i cultori, quindi non è vilipendio, che erano loro stessi i triadi e loro stessi i pericolosi. Jimmy Wong Yu, che noi in Italia ricordiamo soprattutto per due film dell'epoca d'oro, del 73, usciti qui nel 73, cioè al boom proprio del filone, che erano La morte nella mano e Con una mano di rompo con due piedi di spezzo, ambedue scritti e diretti da Wong Yu, da questo Jimmy Wong Yu, che era stato il più importante attore delle arti marziali pre-Bruce Lee, cioè lui già negli anni 60 era una star lì. E poi arrivò Bruce Lee e eclissò tutti quanti, quindi Wong Yu ebbe una carriera in discesa, in declino, diciamo, anche se fece cose notevoli. E siccome lui aveva rotto un contratto con gli Shaw Brothers, che erano i produttori più potenti dell'Asia, il cui capo, Ran Ran Shaw, erano tre fratelli, Ran Ran Shaw, Viking Shaw e Ran Mi Shaw. Il più potente era Ran Ran Shaw, che era, si dice, tra l'altro era Sir Ran Ran Shaw, un baronetto, fosse proprio Dio, un po' sotto Dio. E quindi Wong Yu, avendolo rotto il contratto con lui perché lo pagava poco, essendo diventato indipendente, non potendo, dicono, accoppare Wong Yu apertamente perché era una superstar, Ran Ran Shaw gli fece causa, Wong Yu la perse e fu costretto ad andarsene da Hong Kong. La famosa battuta che sentiamo spesso nei film americani, tu non lavorerai mai qui, mai più in questa città, in quel caso divenne vera perché Wong Yu non poté più lavorare a Hong Kong, si trasferì a Taiwan e, per salvaguardarsi, diventò lui stesso un triade, perché sapeva che sennò rischiava anche la vita. E diventò, tra l'altro, un triade di quelli forti, un Big Brother. E era matto come un cavallo. Wong Yu era talmente matto come un cavallo che era più pericoloso nella realtà che nei film. Perché quelli che dicono che gli attori del Kung Fu sono solo attori, nel 1981, mentre era seduto in un ristorante di Taipei, a Taiwan, a mangiare, Wong Yu viene aggredito da tre scherani armati di una triade rivale, ne ammazza uno e ne mette in fuga gli altri due. La polizia lo indaga e poi viene prosciolto per legittima difesa, non va in galera, però viene fuori il suo legame, cioè viene fuori alla luce scoperta quello che in realtà già si sapeva, cioè che lui faceva parte del giro. Questo per farvi capire come questa gente a volte sullo schermo era meno pericolosa che nella realtà.